trovate a tutti. Un fiume di aria fredda, ben visibile da questa animazione satellitare riferita a mercoledì pomeriggio, alimenta una vasta area ciclonica che occupa i cieli di gran parte dell'Europa. I corpi nuvolosi collegati a questa circolazione, una volta giunti in prossimità dell'arco alpino, vengono in parte disgregati dalla catena montuosa che si fa carico dei fenomeni sui versanti esteri e su quelli italiani prossimi al confine. Oggi ci sono state spruzzate di neve fino a 1700-1800 metri. Sul resto dell'Italia invece scorrono i frammenti di quel che rimane e che va ad addossarsi soprattutto al versante tirrenico della penisola, dove pertanto maggiore è la probabilità di assistere a rovesci. Un nuovo impulso raggiungerà l'Italia tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre, accentuando queste condizioni di instabilità. Le correnti, in questo caso ruotando da sud-ovest, faranno in modo di aggirare almeno in parte l'ostacolo alpino e di portare quindi piogge sparse su gran parte del centro-nord e anche in Sardegna. Un po' più ai margini il sud, invece, dove prevarranno le schiarite. A partire dal weekend poi assisteremo ad un certo rialzo della pressione per mano di un promontorio anticiclonico in avvicinamento dall'Atlantico che, oltre a determinare la rotazione delle correnti nuovamente da nord-ovest e poi addirittura da nord, trasporterà aria via via più asciutta che comporterà un certo miglioramento del tempo, soprattutto a partire da domenica. E queste condizioni di tempo discreto permarranno poi per gran parte della prossima settimana, a parte forse un po' di instabilità residua al sud tra lunedì 3 e martedì 4 ottobre. Avremo anche un certo rialzo delle temperature che si riallineeranno ai valori medi del periodo. Adesso invece sono un po' più basse. Sintesi previsionale con la cartina dedicata a giovedì 29 settembre, che vedrà condizioni di moderata instabilità fin dal mattino su gran parte delle nostre regioni, con la maggior probabilità di rovesci sparsi lungo la cresta alpina. Qui avremo una quota neve posta intorno a 1800-2000 metri, quindi in leggero rialzo. Poi rovesci sparsi anche su Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna. A tratti invece avremo schiarite su tutte le altre zone. Nel pomeriggio i cieli si chiuderanno su tutto il centro-nord e in Sardegna, dove avremo precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio. Tendenza a variabilità con schiarite invece al sud. I venti saranno sostenuti, disposti tra ovest e sud-ovest, i mari molto mossi, specie i bacini di ponente, anche agitato il terreno settentrionale. Le temperature sono stazionarie, comunque senza variazione di rilievo. Venerdì 30 settembre ulteriori condizioni di tempo instabile, ma con i fenomeni che raggiungeranno il sud solo in serata, mentre sempre di sera si avrà una certa tendenza a variabilità al nord e sulla Sardegna. La ventilazione sarà ancora piuttosto vivace tra ovest e sud-ovest in rotazione maestrale in Sardegna. I mari saranno quindi tutti mossi o molto mossi. Infine la tendenza per il weekend, che vedrà sabato ancora qualche incertezza lungo la cresta delle Alpi e al sud, mentre la domenica sarà nel complesso più soleggiata e anche più mite, seppur in un contesto sempre piuttosto ventoso. Da Luca Angelini è tutto, grazie per averci seguito, vi invito ad iscrivervi al canale, vi attendo al prossimo video.